Ciao a tutti! Oggi vi mostro come ricompattare un ombretto o un fard, qualsiasi cosmetico che vi cade a terra e si rompe. Ieri, purtroppo, io ho questo ombretto che adoro, della It Style color oro, che mi si è da tempo che ce l'ho frantumato. Ora ho un po' di tempo libero e quindi ho deciso di ricompattarlo. Vi mostro come lo faccio io. Allora, innanzitutto bisogna togliere tutto il contenuto dal contenitore, cercando di prendere tutto, e dobbiamo frantumarlo. Io mi aiuto con un coltellino di plastica, proprio deve diventare una polverina. Facciamo anche così, così è meglio. Chiudiamo tutto e ci aiutiamo con un peso o appestare. Deve essere proprio polveroso. Ok, vediamo, dovrebbe essere. Va bene. Ora versiamo tutto in un contenitore di plastica. Io ho queste giarrine qui della Sephora. Ok. Allora, ora io al posto dell'alcol che solitamente si usa, userò l'olio di jojoba. Allora, mi raccomando, non esagerate. Mezzo cucchiaino. Iniziamo così. Mescolate bene. Deve proprio diventare una pappetta. Non, mi raccomando, non deve essere troppo liquida, se no poi non si riesce a ricompattare. E cerco di pulire un po' il contenitore vuoto. Andiamo a mettere la pappetta che abbiamo ottenuto nel contenitore dell'ombretto. Voi potete usare, anche se ce l'avete, o la glicerina, se non avete la glicerina o l'olio di jojoba, anche l'alcol, però vi consiglio meglio un olio, è meno aggressivo dell'alcol, anche se ne va messo poco. Ok, a questo punto schiacciamo. Cerco di recuperare un po' di ombretto, è rimasto attaccato al cucchiaino. Qualcosa sempre resta nella giarrina, purtroppo, perché non si riesce a recuperare proprio tutto. Iniziamo a schiacciare, a ricompattare. Questo purtroppo aveva una forma bombata, ma non posso dargli una forma bombata, quindi mi accontenterò di un ombretto piatto. Allora, per schiacciare meglio andrò a metterci la carta e con una monetina, io ho preso da 2 euro, vado a schiacciare bene tutto. Schiacciate bene. Vediamo. Combinato un disastro. Ecco qua.
Perfetto. Li deve schiacciare bene perché non ci devono essere bolle d'aria. Ora dobbiamo aspettare almeno un giorno, se non due, per far asciugare tutto. E poi il vostro ombrettino sarà di nuovo ricompatto come nuovo. Allora, io ho usato un cucchiaino, mezzo cucchiaino di olio di jojoba. E questo è il risultato finale. Io spero che questa ricettina, questo metodo vi sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao!